Në një botë vazhdimisht me sfida për të panjohurën, kushdo nga ne mund të sjellë një ndryshim, një ide, një veprim për një të nesërme më të mirë. Që fillon këtu, ku tia merr formë dhe zhvillohet në standardet më të larta akademike. Në një mjedis stimulues dhe mikpritës, ku përkrajmë aspiratat që nxisin krijimtarinë, zhvillimin dhe përkushtimin ndaj shëndetit, komunitetit dhe jetës. Për të qenë suksesshëm kudo, e ardhmja nis me ty. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Evropës. Siamo iniziare. Allora, la prima candidata è Alia Clevis ed invito che le invito a ad aprire microfono e videocamera, che discute una tesi dal titolo Il bilancio di esercizio nella normativa italiana e albanese, un'analisi comparata. Relatrice della professoressa Spallini, che invito a ad introdurre l'argomento di tesi. Prego. Grazie Presidente. Allora, diciamo che la globalizzazione, che è operativa a livello economico oltre che sociale, ha portato in ambito aziendale ad una armonizzazione delle rendicontazioni, cioè dei bilanci. Ogni nazione ha, diciamo, recepito questa armonizzazione adeguando le proprie normative a quelle che sono le normative operative a livello internazionale. Allora, in ambito italiano ci si è dovuti adeguare a queste normative. Ovviamente in paesi come l'Albania, che non avevano delle normative precedenti di riferimento, hanno dovuto costruire queste normative ex novo. Il candidato nel suo lavoro di tesi mette a confronto la normativa sul bilancio italiana con quella statunitense, cioè con quella albanese, soffermandosi principalmente sugli schemi di bilancio, quindi stato patrimoniale e conto economico. Poi in un capitolo a sé si è soffermato probabilmente per un'esperienza in ambito lavorativo a vedere qual è la procedura proprio pratica, tecnica per il deposito del bilancio in Albania. Con il permesso della Commissione inviterei il candidato a farci una sintesi del suo lavoro di tesi. Buongiorno gentile Commissione, la mia tesi ha per obiettivo comparare tutte e due le normative sul bilancio in Italia e in Albania, dove nel primo capitolo ho voluto parlare per l'articolo 2423 del Codice Civile, il quale stabilisce che il bilancio d'esercizio è composto dai quattro documenti, che sono il stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e della nota integrativa. Poi nel capitolo 2 ho fatto un'analizzazione della normativa albanese, che è per la legge 25 del 2018, che è parzialmente allineata alla direttiva del 2013 dell'Unione Europea e del Parlamento Europeo. Poi, andando nel capitolo 3, è il capitolo dove era dell'ambito del lavoro, che era la più importante, che era per il deposito del bilancio. Poi in seguito spiegherò in dettaglio le differenze tra i due bilanci. Cos'è il bilancio? Il bilancio d'esercizio, come sappiamo, è l'insieme dei documenti contabili che si deve redigere periodicamente ai sensi della legge. Ha lo scopo per perseguire il principio della verità. E questo bilancio deve essere chiaro, veritiero, corretto per la propria situazione patrimoniale e finanziaria. Se andiamo a vedere i fonti della normativa italiana, in Italia sono due principi contabili, il presente principio contabile, quello dell'OIC, che è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Poi c'è anche il IFRS, che sono i principi contabili internazionali, che sono emessi dall'IASB, che è un organismo indipendente che si applica ai bilanci consolidati dei gruppi. Per composizione del bilancio d'esercizio, il bilancio d'esercizio è un insieme unitario e inscindibile di documenti e
si è fatto dagli articoli 2423 del codice civile, dove, dove il stato patrimoniale si è trovato nel 2424 e 2425 del codice civile, poi il conto economico del 2424, il rendiconto finanziario 2425 ter e della nota integrativa in proseguimento nel 2427 e bis. Gli schemi del bilancio nella normativa italiana, la struttura del stato patrimoniale e del conto economico, come abbiamo detto, è disciplinata dall'articolo 2423 ter del codice civile italiano, che ha preveduto una serie di disposizioni relative all'ordine di presentazione, suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e diverse voci negli schemi dei due schemi. L'obbligo di iscrizione separata dalle varie voci è nell'ordine indicato negli schemi extra articoli, dove si trovano nel 2424 e 2425 del codice civile, riguardano in primo luogo le classi delle voci contrassegnate, delle lettere maiuscole, come si è fatta la classificazione. Nello stato patrimoniale abbiamo l'attivo e il passivo, dove nell'attivo ci sono tutti i beni e le proprietà possedute dell'azienda, questi possono essere fabbricati, macchinari, attrezzature, utilizzati per l'esercizio dell'attività. I crediti dell'azienda nei confronti di terzi, che sono i clienti e diversi altri, le disponibilità liquidi, che possono essere la cassa, saldi attivi e conti correnti, e nella vostra destra potrete vedere che sono i crediti verso soci e versamenti ancora dovuti, con separate indicazioni da una parte già richiamata, B, che ci sono le immobilizzazioni. Quindi sulla destra abbiamo le sottoclassi. Le sottoclassi dell'attivo. Dal codice civile. Sì, e nel passivo che abbiamo, che sono praticamente i debiti dell'azienda verso i terzi, fornitori o banche, e il capitale netto, che indica il debito ideale, che nella vostra destra potete vedere come sono nel schema del stato patrimoniale, che è composto dal patrimonio netto, fondi per rischi e oneri, TFR, che è il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, debiti e poi rate e risconti. Poi nel conto economico, in base al conto economico è quel documento che fornisce informazioni in merito alla situazione economica delle società, tramite l'indicazione dei costi. Nella vostra destra potete vedere come si è classificato il conto economico con i gruppi, che iniziamo con il valore della produzione, costi della produzione, che è la differenza tra valore e costi della produzione, poi proventi e oneri finanziari e poi le rettifiche di valore. Nell'altro documento, nella nota integrativa, che è un documento che fa parte integrante del bilancio d'esercizio, devono essere riportate tutte le informazioni che consentono una più veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica della società. Nella vostra destra potete vedere cosa fornisce, che è un commento esplicitativo dei dati presentati nel stato patrimoniale del conto economico e che evidenzia informazioni di carattere qualitativo. Ora andiamo nella normativa albanese, dove i principi contabili sono le entità economiche che soggetti a queste leggi, li possiamo vedere nel comma 2 e 3 dell'articolo, che li possiamo trovare nel SKK, che sono gli standard di contabilità nazionali. Le disposizioni generali che dice che le scritture contabili sono tenute in lingua albanese, nella moneta corrente, che nel questo caso è l'EC, e in forma cartacea o elettronica, conservato per legge per 10 anni consecutivi. Li possiamo vedere nell'articolo 6 fino al 10. E l'obiettivo del bilancio albanese è redatto in conformità ai principi contabili nazionali e fornisce informazioni sulla posizione finanziaria, sul risultato economico e del flusso di cassa dell'entità economica. Poi il bilancio fornisce anche una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria, come abbiamo visto nel bilancio italiano. Poi gli elementi del bilancio albanese sono dichiarazione di condizione finanziaria, rendiconto economico, che è la dichiarazione dei ricavi o entrate o costi o spese,
Senti, ma questi, spiega la Commissione, questa traduzione è una traduzione tua liberamente fatta, e questo è il tuo lavoro, dal, per esempio, il conto economico in albanese come traduzione viene definito come? Quello che chiami rendiconto? Pasyua e tardura de spenzime, E che tu l'hai così si dice tradotto in? in rendiconto economico, che sono le entrate, si dicono in albanese per hyrje, e le spese sono per costi. Sì, Ricavi e costi. ricavi e costi. Ma è il conto economico. Sì, poi abbiamo le note del bilancio. Poi possiamo vedere nella nota integrativa albanese, che di norma viene presentata secondo la classifica dei voci e nelle presentazioni finanziarie nella redazione del bilancio, e tutte le entità economiche nelle tutte entità economiche si devono applicare i previsti standard di contabilità. Poi, nell'ambito lavorativo, che è la domanda della dichiarazione del bilancio e del rapporto finanziario, questo è entrato in rigore dopo il 2015, che tutte le entità e tutte le società potranno depositare il loro bilancio sulla piattaforma e-Albania, e ho mostrato come si fa, che si va sul sito ufficiale, si fa il login, il pulsante e poi Va bene. altro. Poi in questo ambito ci sono anche le fasi per l'applicazione della domanda. Ho fatto dei punti per specificarli e farli più, come dire, più facili per tutti. Nella prima fase, che è il soggetto, la partita IVA del soggetto, l'amministratore e così via. Poi nel seconda fase, composto da 3 pannelli, il profilo di revisione legale, il profilo dei rami e delle sedi dell'azienda e il formato dei documenti. Se andiamo nella terza fase, vediamo che l'utente sceglie l'amministratore, se ce n'è, o se ce ne sono di più, e poi si possono mettere informazioni del amministratore, che sono data di nascita, sesso, luogo di nascita, cittadinanza e documento di Bene. identità. A parte queste cose operative su cui possiamo, anzi pregherei Mela, ovviamente io posso seguire fino a un certo punto l'operatività della cosa in Albania, possiamo avviarci verso il capitolo in cui fai un confronto e poi chiudiamo? Sì, il confronto tra il bilancio d'esercizio albanese e italiano. Prendiamo prima, come spiegato in precedenza, che il bilancio albanese previsto dalla legge comprendeva attività, passività, il bilancio dei ricavi e costi, i flussi di mezzi monetari, mentre è l'altra via. Poi, invece, nel bilancio italiano erano solo 4 documenti, che erano stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Questo è il stato patrimoniale albanese, siccome era più lungo, l'ho dovuto dimostrare così, e poi il stato patrimoniale italiano. E nella vostra destra potete vedere tutte le differenze nel schema del stato patrimoniale, dove attività di lunga durata, o meglio conosciute in albanese attività faggiata nella tabella 1, che era prima, corrispondono alle immobilizzazioni che possiamo vedere nello stato patrimoniale, sotto l'attivo, sulla B. Le immobilizzazioni materiali nella tabella corrispondono alle attive materiali in albanese. Poi, per non andare più in dettaglio, le immobilizzazioni materiali sono attive io Quindi le materiale. voci sono quelle, è la riclassificazione delle voci che in quella albanese è più simile a quella, alla normativa Io italiana. internazionale, no, quella albanese dell'italiana, sì. Altre differenze sono la voce di capitali e delle riserve, che corrispondono al patrimonio netto nella tabella, che il patrimonio netto consiste nella differenza di attività e passività. Poi una particolare attenzione va fatta ai rate e ai risconti, che non sono presenti nella redazione del bilancio albanese. E poi, in quanto riguarda i fondi oneri e rischi nel stato patrimoniale, possono essere considerati come deturima faggiata, che Sì, sono i passivi a lungo termine. scusa Clevis, ti interrompo, Non c'è. non è che non siano presenti, non Ma sono sono presenti come categoria differenti. autonoma.
cioè sono, vabbè, giusto per precisione. Va bene, andiamo a delle conclusioni, c'è un tuo Erano progetto. solo quattro per il conto economico, poi andavo alle conclusioni. Potete vedere gli schemi. Ah, sì. Oh. Chiudere perché ci si sta dilungando un po', eh. Vabbè. Chiudiamo. Per concludere, non che ci sia molta differenza tra le due, solo nell'applicazione e nel posizionamento delle voci, ma il principio è medesimo, è dato anche dagli esempi soprannominati, come ho detto. Ma per principio tutte sono quasi uguali. Questa era la differenza tra i due, solo la posizione delle voci. Ho avuto anche grazie, ma. Va bene, direi che può bastare. Ci sono domande o osservazioni da parte della Commissione? Bene, allora andiamo alla... Posso aggiungere qualcosa? Prego. Io, cioè, volevo soltanto confermare quello che poi alla fine ha concluso Clevis. Non ci sono tante le differenze tra il modo in cui vengono rappresentati i due bilanci, diciamo, sia in albanese che in italiano. Almeno ci sono delle piccole cose per quanto riguarda la classificazione. Noi utilizziamo 8 classi, poi anche il modo di rappresentare i voci sia nel conto economico che nello stato patrimoniale. Per esempio, la voce dei rate dei sconti non è che non esiste, ma Ma vengono nominati. Forse posso dire diversamente, e calcolati al contrario come viene fatto in Italia. Cioè, io non voglio fare la lezione qui, però ci sono delle differenze soltanto nel modo in cui vengono trattati il modo di calcolo di alcune voci e di alcuni principi, non delle grandi differenze. va bene, ok. Bene, allora grazie. Stavo quindi invitando la candidata successiva che è Clea Dautai a prepararsi per la presentazione della sua tesi dal titolo Il marketing come metodo di gestione nel mercato del caffè. Il caso Ama Caffè. Invito quindi il relatore, dottor De Luca, a introdurre l'argomento di tesi, prego. Cercando di stare un po' più nei tempi, per favore. Sì, grazie Presidente. Queste e le prossime tesi approfondiscono temi relativi al corso di economia e gestione delle imprese, che è una materia in realtà molto pratica e in evoluzione. Proprio per questo motivo vedremo elementi diversi e attuali di una stessa area, il marketing. In questo primo lavoro analizziamo un settore di un bene che in certi momenti della giornata può diventare indispensabile, il caffè. Nonostante gli italiani non siano i più grandi consumatori di caffè e nonostante i caffè più buoni e più cari siano prodotti in altri paesi, anche molto distanti, il brand del caffè è fortemente associato all'immagine italiana, principalmente per la preparazione, il rito, il significato che sono associati ad esso. Ama Caffè, che poi è la compagnia dove la candidata lavora, è il tipico esempio di un brand non italiano che prende in prestito l'immagine del Made in Italy per posizionarsi ed acquisire un vantaggio competitivo. La signorina Dautai ce ne racconterà l'evoluzione, le metodologie di marketing usate e ci spiegherà come la pandemia ha influito sul consumo della bevanda e come la compagnia ne abbia approfittato anche tramite l'e-commerce. Con il consenso del presidente, lascio la parola alla candidata. Grazie Prof, buongiorno gentile commissione. Adesso, come anche il Prof De Luca ha parlato brevemente sulla mia tesi, consiste nel marketing come un metodo di gestione nel mercato del caffè e ho preso un caso specifico per andare più profondamente, più in concreto, il caso dell'Ama Caffè. La scopo di questa tesi è quello di analizzare a questo punto il concetto di marketing come una filosofia di gestione che non è sempre collegata con quella metodo per aumentare le vendite, ma anche collegata con i concetti di ascolto, di comunicazione, creazione di valore e relazione. Nell'obiettivo di questa tesi c'è questo di analizzare tutto il mercato del caffè interno e esterno, di approfondire
chi sono i grandi concorrenti sul mercato, l'importanza dell'e-commerce e di altri metodi e strategie del marketing nella vita di un'azienda che è un leader, e il consumo e le vendite di caffè durante la pandemia, fare qui un confronto tra Italia e Albania. Il caffè è quello business che qui in Albania e nel tutto il mondo non riconosce crisi, tutto perché il caffè è una necessità, è un'istituzione, è un'abitudine, è una forza. La filosofia di marketing ha avuto un ruolo molto importante nelle strategie comunicative, nell'aumentazione delle vendite, nel trasformare un consumatore ad un cliente fidelizzato. Ma tutti noi, per almeno una volta, ci caspita una domanda di quanto si guadagna da quella tazza del caffè e come può nascere un brand di successo in un piccolo paese come l'Albania, dove il settore del caffè qua ha molti brand e ha una grande concorrenza. Le tre grandi zone geografiche dove si produce il caffè sono America Centrale e Sud, Africa Centrale e Asia, che quest'ultima produce il meno del 20% del caffè. Ho fatto un paragone tra il prezzo medio di caffè all'estero e quello nell'Albania e nell'Italia. Risulta che Ostia ha un prezzo più maggiore del caffè di 4,50 euro, poi è seguito da Copenaghen, Svizzera, Italia, Lisbona, che attualmente ha il prezzo più basso. Se parliamo di 10 paesi dove il consumo del caffè è maggiore, non è Italia, anche se italiani, solo 3% degli italiani non bevono il caffè, ma è Finlandia, seguito dal consumo pro capite di un chilogrammo. Finlandia ha un consumo pro capite di 12 kg all'anno, poi Norvegia, Islanda, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e così via. Qui sono tutti i prezzi di province dell'Italia, dei città principali dell'Italia come Roma, Milano, Arezzo, eccetera. Qui possiamo vedere brevemente che i prezzi più bassi sono quelli di Catanzaro e Cosenza, e quelli prezzi che sono più alti sono quello di Trentino, Alto Adige e di Varese. In Italia si consuma 6 kg pro capite all'anno, che è metà della Finlandia, che è la grande consumatore del caffè. Poi la caffè si importa dal Brasile, Colombia, Etiopia, e nell'Albania si importa dall'Italia, Bulgaria, Brasile. Nell'Albania si consuma 37 milioni di tazze all'anno. Prezzo medio in Italia è 140 centesimi e in Albania prezzo medio 80 lek. Qui sotto ho fatto un profitto, iniziare con il prezzo medio, il costo iniziale, i costi operativi vari, che includono anche le tasse, risulta che il prezzo medio di vendita era uguale di 80 lek. Ama Caffè è un brand molto famoso qui in Albania per quanto riguarda le variazioni di caffè, i prodotti che sono correlati con il caffè, e qui ho fatto un studio di tutta l'evoluzione che ha fatto la compagnia dal 1995 fino al 2021. Possiamo vedere nell'ambito di marketing quando ha distribuito le vendite nel mercato Horeca, qual era il suo campagna pubblicitaria iniziale, quando ha lanciato i suoi prodotti per la prima volta, poi lancio degli altri prodotti che sono correlati, quando ha fatto una diffusione del mercato in Kosovo, Macedonia, Montenegro, Germania, Austria e United Kingdom. Qui sotto qui sono i tre grandi concorrenti, Lavazza, Pascucci e Illy, calcolato il loro fatturato globale e l'utile netto, ho approfondito alla fine un'analisi SWOT. Qui possiamo vedere che nel punto di forza è la conoscenza del marchio, brand awareness dell'Ama Caffè, prezzi competitivi, qualità del prodotto e differenziazione della quantità, saldi continui che fa questa impresa, lavoro di squadra e relazioni dirette che ha con i clienti. Mentre nelle debolezze possiamo dire macchinette che sono alcune volte hanno difetti tecnici, distribuzione che è limitata, manca un staff qualificato, è difficile di creare un nome. Le opportunità possiamo dire l'espansione del mercati internazionali, aumento della distribuzione, servizi di consegno a casa, che è sviluppato molto questi ultimi anni, e sviluppare la fedeltà dei clienti offrendo ricompensioni. Mentre nelle minacce possiamo vedere le nuove concorrenti sul mercato, diverse leggi, tasse e le conseguenze della pandemia sui prezzi.
Quindi in questa tabella ho preso dagli archivi della compagnia e ci sono le vendite durante il periodo 2090-2020 di gennaio e fin dal giugno. E possiamo vedere un aumento delle vendite, ma come è arrivata in questa cifra da questa compagnia? Le strategie di marketing che sono utilizzate era il consegno a casa, dove il consumatore può acquistare il suo prodotto entro 24 ore, era il one-to-one marketing che il cliente ha preso le offerte personalizzate, poi erano le social network che hanno cambiato il modo di interagire e ha fatto un cliente da interpassivo a interattivo. E c'è stato anche lì Google Ads che ha creato gli annunci shopping, gli annunci Gmail, gli annunci display, gli annunci delle offerte. Poi è stata la strategia di marketing B2B e B2C, che è quella di acquistare quella B2B in una maniera più logica e quella B2C in una maniera più emozionale, diciamo. Nel quella B2B abbiamo la retail, Horeca, door to door, che utilizza email retargeting. Nel B2C abbiamo il boutique, che è un negozio fisico, abbiamo anche shop online, utilizzazione dei social media. Mentre above line e below line, Amacaffè ha assicurato una comunicazione attraverso le televisioni, dei sponsor a diverse emissioni televisivi, oppure nella grafica tradizionale mediante riviste come rivista Bordeaux, diffusione di informazioni su social network e email marketing, quello che possono consentire di incertare la persona giusta. Mentre nel below line ha fatto offre la possibilità di comunicare con pubblico, direct marketing con SMS e telefonate, marketing, marketing automation e in-store marketing. Quanto spende l'Amacaffè in budget? Nell'ambito dell'attività di marketing e comunicazione, Amacaffè investe circa 25% del budget, dove la parte più grande è concentrata su keyword advertising, poi nel social media che si spende solo 5%, poi seguito da radio, seguito da social network, dal radio e la TV, sponsorship e relationship con il pubblico. Mentre nelle conclusioni possiamo dire che nella tutta la mia tesi si vede che il marketing risulta ad essere molto importante per ognuno di questi passaggi che un business segue, in modo di avere come scopo principale l'aumentazione delle vendite, per creare così una buona comunicazione con i clienti e per prendere le loro fidelizzazione. Con la pandemia risulta ad essere i prezzi erano più grandi, più ci sono aumentati, ma non era una diminuzione dei ricavi, perché siccome il caffè è una necessità, tutti pensano e tutti vogliono comprare e così le vendite sono considerate in un livello più aumentato. Grazie per l'attenzione e voglio ringraziare tutti i professori per questi 3 anni che ci sono stati meravigliosi per noi. Grazie al mio relatore per i suoi preziosi consigli e ai miei amici per i tempi che abbiamo trascorso insieme. Grazie. Bene, questo è il captaccio benevolenza però, andrebbe fatto dopo la votazione finale comunque. Osservazioni, domande da parte della Commissione? Bene, allora passiamo alla candidata successiva che è Rosana Rusi, che discute una tesi sempre col dottor De Luca dal titolo Growth Hacking, il nuovo alleato per la crescita e l'innovazione. Invito quindi il relatore ad introdurre l'argomento di tesi. Prego. Grazie Presidente. Anche in questo caso restiamo in ambito marketing, ma introduciamo una tematica molto innovativa, il growth hacking. Il growth hacker dei giorni nostri è una figura che può essere associata, con il dovuto rispetto, i dovuti paragoni, a Leonardo da Vinci del Rinascimento, a cui possiamo aggiungere degli elementi machiavellici. In pratica è un artista che usa i numeri e che è poliedrico nelle conoscenze necessarie per disegnare e sviluppare una strategia creativa con un fine primario, lo sviluppo e la crescita del business attraverso qualsiasi mezzo. La candidata ci illustrerà gli strumenti e le fasi di questo emergente approccio, come sono interconnessi con i principi della Lean Startup e come sono stati applicati in casi studio di imprese che quasi sicuramente conoscete. Con il consenso del Presidente, lascio la parola alla candidata. Allora, salve a tutti, grazie professore e ringrazio tutta la commissione, tutti i docenti.
Poi, come anche anticipato dal professore, l'argomento trattato in questa tesi è il growth hacking, che è un metodo che serve per testare e trovare diverse soluzioni, effettuando esperimenti su un prodotto o servizio e sui canali di marketing, per raggiungere una crescita di business. Il growth hacking è il processo di sperimentazione rapida sul prodotto e sui canali di marketing per trovare il modo più efficiente per far crescere una business. Il processo di sperimentazione rapida sul prodotto e sui canali, che da diversi autori viene definita diversamente. Basta fare un'analisi letterale su entrambe le parole che costruiscono il termine per capire meglio il senso. Dal parola growth, o la parola in inglese che tradotta in italiano significa crescita, rappresenta l'obiettivo primario su cui si fonda il growth hacking, mentre dal termine hacking, che ha il significato più comune collegato al ramo della sicurezza informatica, possiamo sottrarre anche un altro significato più generico che si riferisce a ogni situazione in cui è necessario far uso di creatività e immaginazione nella soluzione di un problema. Da tutta questa analisi letterale, diciamo, si evince come questo termine non sia stato scelto a caso. Infatti, adottare questo tipo di approccio significa concentrarsi sulla crescita ragionando fuori dagli schemi. Poi, nella seconda slide, il growth hacking viene definito come un mindset. Il growth hacking non è un elenco di trucchetti e di strategie da applicare per far crescere una startup. Secondo alcuni economisti, diciamo growth hackers, si afferma che il growth hacking è prima di tutto una mindset che utilizza questo tipo di approccio e cerca di risolvere i problemi in qualsiasi modo e con qualsiasi strumento. Ma come anche definito, questo non è un elenco di trucchetti per due motivi. Perché prima di tutto ogni business è diverso dall'altro, non si può replicare nello stesso modo perché ci sono svariate condizioni e fattori che possono cambiare. E la cosa più giusta da fare invece sarebbe quella di riuscire a capire qual è stato di growth hacking che ha permesso a questa azienda di raggiungere un determinato obiettivo. E il secondo motivo è quello che si concentra sull'importanza dei dati, una caratteristica fondamentale della tecnica di growth hacking. Non esistono semplici trucchetti e strategie, ma si deve ragionare su tutti i dati e ogni esperimento riporta risultati diversi. La cosa più importante e più difficile nello stesso tempo da fare è valutare i risultati ottenuti studiando i dati. Poi nel terzo slide vanno presentati i quattro concetti principali e importanti del growth hacking. Il primo concetto importante è quello di processo. Il processo è l'attività che viene svolta da questa tecnica, ma non riguarda solitamente l'applicazione di semplici strategie e trucchetti, ma segue un processo interattivo ben preciso che si basa su framework e metodi. Il secondo concetto principale è quello degli esperimenti. Diciamo la base del processo di growth hacking, perché questo approccio si pone in maniera più scientifica a differenza del marketing tradizionale. Quindi la sperimentazione è un punto fondamentale per raggiungere un obiettivo. Il terzo concetto principale è l'efficienza, perché il growth hacking nasce tra le start-up. Questa caratteristica di efficienza è molto importante perché si riferisce all'utilizzo di un budget. A differenza con un'azienda già esistente al mercato, la startup ha risorse più limitate. Quindi un growth hacker cerca di ottimizzare nel migliore dei modi l'utilizzo di budget a disposizione. E poi alla fine la crescita. Affinché il processo sia misurabile, fondamentalmente definire con chiarezza una metrica. E in questo caso usiamo anche il A and B test. Parliamo più in profondo per la startup, cioè new business plus innovation plus technology plus the passion, we have the startup. Per capire meglio i fenomeni di growth hacking è necessario comprendere il contesto, cioè il mondo delle startup. Alla base di una startup c'è un'idea innovativa che va a inserirsi in un mercato non ancora saturo o che va a soddisfare un bisogno che non è ancora coperto da nessun bene o servizio. Ma la domanda che si pone è qual è il livello di crescita perché una startup possa definire di successo. Generalmente la curva di crescita delle startup segue tre fasi legate al ciclo di vita delle aziende stesse.
La prima fase è quella iniziale, c'è un periodo di crescita lenta nel quale l'azienda ancora sta definendo gli elementi del suo modello di business. Poi nella seconda fase l'impresa cerca di arrivare al suo break-even point. È una terza fase in cui il modello di business viene consolidato. Cioè abbiamo detto che la crescita è parte del DNA di una startup, cioè tramite la ricerca del modello di business e la sua esecuzione. Conoscendo fin qui le fasi di vita di una startup, è necessario valutare le difficoltà e investire delle energie in un obiettivo raggiungibile, evitando così un fallimento. Il ciclo di vita di una startup viene strutturato in alcune fasi. La prima fase del ciclo è quella del pre-seed, cioè il momento nel quale viene concepita l'idea di business. La seconda fase è quella del seed, si inizia a parlare del seed quando la nuova impresa creata necessita un periodo iniziale per realizzare la propria idea dal punto di vista tecnico. Cioè sarà il momento di creare una business model per descrivere come organizzare e iniziare a generare ricavi. Poi abbiamo il early stage startup e early growth and sustained growth. Early growth, quando il numero dei clienti inizia ad aumentare, si entra in questa fase e si concentra sul business model, sul piano di marketing e sulla strategia commerciale. Mentre il sustained growth, che ha l'obiettivo ha come obiettivo quello di ottenere una crescita esponenziale della clientela con annesso aumento del fatturato. Se tutto andrà secondo il piano creato, arriveremo all'exit, cioè il momento nel quale gli investitori inizieranno ad effettuare una uscita della proprietà della startup e così arriveremo alla fase del ciclo di vita, dalla fase finale del ciclo di vita di una startup. Rosanna, presenta le fasi del growth hacking brevemente e poi scegli tu un qualche caso studio, non tutti. Ok, presento anche il metodo Lean Startup. Il metodo Lean Startup e la metodologia Lean Startup si basa sulla visione principale di creare e sviluppare prodotti e servizi innovativi e l'innovazione deve essere efficiente, quindi non basta solo creare qualcosa nuovo, ma si deve creare e sviluppare un prodotto adatto a soddisfare i bisogni del mercato, con un obiettivo finale, quello di aumentare l'efficienza di un determinato processo produttivo. E abbiamo il ciclo Learn, Build and Measure. Il growth hacking si considera un processo Lean perché segue questa strada, diciamo. Questo approccio scientifico basato sui dati. Il growth hacking non la applica sul prodotto, ma la applica per la parte del marketing. Abbiamo le fasi del processo, il brainstorming, poi le priorità, il test, implement, analyze and systemize. Il brainstorming, in questa fase si devono generare più idee possibile senza dare giudizi, si deve coinvolgere tutto il team, da quello sviluppo al marketing e al design. Poi dopo la prima fase dove abbiamo generato le idee, si inizia a valutare tutte le idee all'interno della piattaforma dei dati e si fa il selezionamento per andare più avanti. Per dare priorità ad una determinata idea, ogni membro deve dare un voto a ognuno di essa. Poi c'è il test la fase dove si iniziano a concretizzare tutti gli esperimenti, poi c'è l'implement, analyze e systemize, dove la fase finale, in questa fase vengono verificati i dati se si sono distorti e poi si confrontano con le aspettative che troviamo sul documento dell'esperimento. Abbiamo studiato dei casi studi, come anche il prof già ha detto. Il primo caso è quello di Airbnb, il caso Twitter e il caso Netflix. Io posso scegliere il caso Netflix anche perché durante la presentazione ho fatto anche l'analisi SWOT di questo caso. Per il caso Netflix abbiamo fatto l'analisi SWOT definendo gli strengths, weaknesses, opportunities and the threats. Quando parliamo della Netflix, è una brand che già tutti conosciamo e come strength ho rilevato alcuni, cioè l'importanza del brand, la base cliente ampia e contenuti originali, accessibilità e pricing attractive. Poi come weaknesses o come punti deboli ci sono i costi legati ai contenuti originali e non originali, perché questa brand deve comprare i contenuti che non sono propri, e il settore del noleggio di DVD
I fornitori di contenuti del Netflix stanno diventando più sui concorrenti. Poi come opportunities c'è l'espansione globale, perché ci sono ancora paesi come Cina dove ci sono delle difficoltà per ottenere una licenza, e possiamo menzionare le trattative con il BBC o Canale Plus per soddisfare le nuove normative anche europee. Poi per il threats abbiamo il rischio di liquidità e la concorrenza in aumento. Possiamo menzionare l'Amazon o YouTube, che sono anche quelli giocatori nella stessa competizione con Netflix. E il rischio di liquidità, perché a causa degli investimenti costosi per i contenuti originali, la società sta impiegando risorse di liquidità. E poi alla fine ho dato una definizione, diciamo, della figura professionale di un growth hacker, che ha come obiettivo principale quello di aumentare e far crescere un determinato business. Il growth hacker viene definito, viene trovato anche nei diversi testi come il growth manager o il growth marketer o il head della growth, ma viene definita come una delle professioni digitali più nuove e più ricercate ultimamente. Il concludi growth... Rosanna, così... Sì, e ho fatto anche come appendice nella mia tesi l'intervista fatta da un economista, Raffaele Gaito e Luca Barboni, che sono i due nuovi growth hacker in Italia. Dopo l'analisi del fenomeno di growth hacking, possiamo affermare senza dubbi che l'utilizzo di questa tecnica da un'impresa nuova sul mercato risolve dei problemi per la crescita del business. Secondo me la tecnica degli esperimenti veloci e continui, che aiutano a prendere decisioni per prodotti e servizi prima di lanciare sul mercato, è il modo più efficace per trovare la soluzione per aiutare le aziende ad aumentare il loro fatturato. Dal mio punto di vista, questa tecnica può aiutare veramente tanto una startup, perché generalmente le imprese in questa fase non riescono a gestire autonomamente le loro risorse, e per un'impresa appena creata, ottimizzare al meglio le sue risorse, il suo budget è la cosa fondamentale. Poi l'obiettivo principale di una figura di growth hacker è quello di ottimizzare il budget e trovare delle soluzioni veloci che portano ad obiettivo principale, quello della crescita. Grazie a tutti per l'intenzione. Bene, domande e osservazioni da parte della Commissione? Non ne vedo. Allora, andiamo all'ultima candidata, Cristi Volai, che invito a prepararsi per la presentazione della sua tesi dal titolo An Overview of Food Delivery Apps and Their Impact on the Restaurant Business. Relatore, dottor De Luca, che invito ad introdurre l'argomento di tesi. Prego. Grazie Presidente. Chiudiamo questo ciclo di tesi con un altro argomento molto pratico e attuale. Quanti di voi hanno scoperto le applicazioni per ordinare il pranzo o la cena direttamente da casa o dall'ufficio durante gli ultimi mesi? La pandemia è stata la condizione trigger per questo nuovo fenomeno, che ha ovviamente i suoi pro e i suoi contro per gli attori del settore della ristorazione. Il quesito principale è stato se combattere il nemico, cioè le suddette piattaforme e app, o associarsi a lui per acquisire vantaggi anche nei confronti dei competitor. Dopo una panoramica generale sul mercato e il consumatore tipo, la candidata ci spiegherà gli effetti dell'online food delivery, anche sulla logistica, e farà un confronto tra l'Italia e l'Albania. Con il consenso del Presidente, lascio la parola alla candidata. Prima di tutto voglio ringraziare il mio relatore, grazie Presidente, grazie a tutta la Commissione. Io ho fatto la mia tesi in inglese e quindi la mia tesi, my thesis is called An Overview of Food Delivery Apps. Nowadays, online food delivery apps are the new reality. The purpose of this study is to analyze food delivery apps, their impact on the business of restaurants, to analyze the market and how it developed throughout the years by looking through statistics and making comparisons. Chapter one, I have talked about food delivery apps in general. So they allow customers to order food from a variety of restaurants while also allowing them to compare menus, pricing, and user ratings.
Eating in is the new dining out, and as a result, traditional brick and mortar shops have become hybridized, operating both online and offline. In 2017, delivery transactions accounted for 6% of overall restaurant sales, and by 2022, they are expected to account for 40% of all restaurant sales. Although online food delivery services give additional income opportunities, they also create the danger of cannibalization. As a result, customers who used to shop in stores have switched to primarily online shopping, causing brick and mortar sales to suffer. If total dollars per card spent at restaurants is regressed against dollars per card spent on online meal delivery services, and the two are linked perfectly, online food delivery services are supplying restaurants with solely additional revenue. But if they are uncorrelated, every dollar spent on an online meal delivery service is cannibalized. Market description. By 2018, the online food delivery service industry had an estimated $82 billion in gross revenue. These businesses are backed by revenue growth in excess of 14% over the past 4 years and are on track to double their market share by 2025. The rapid expansion of these firms has even influenced some restaurants to change their entire layouts and migrate to a delivery-only model. I have also talked about customer heterogeneity. It is critical to examine not just the many sorts of purchases, but also the various types of customers. Given consumer heterogeneity may be investigated by categorizing customers into groups. Customers with children spend a few cents more per dollar on online food delivery services than those without, and consumers in conservative states, on the other hand, tend to utilize online meal delivery platforms more than those in liberal areas. Given the strong link between rural and conservative areas, as well as liberal and urban areas, this difference, albeit less than the strict separation between urban and rural regions, is most likely influenced by the distance between restaurants and the consumer's house. In chapter two, I have talked about impact of food delivery apps on restaurants. I will start with profitability in the restaurant industry. So profit is the primary object of most enterprises. Many restaurants now are adapting to new technologies with lightning speed. Before, restaurants used to have their own meal delivery services, but however, numerous middlemen now operate specifically to provide food delivery to clients as third-party delivery services. Christy, we are seeing only the first slide. I don't know if it's just a problem, my problem. So just to show us. I am in sono in capitolo 2, non so. Yeah. Se gli altri lo vedono. No. Prova ancora. Adesso? Sì. Ok, no, it's okay. I thought it was freeze for my computer, but ok, it's ok. Fondo. I see. So third-party delivery exists to relieve restaurants of the financial burden of running their own delivery services. In the restaurant sector, we have three categories: online order contribution margins, on location order contribution margins, and fixed costs of owning and operating a restaurant. Inventory is also important for a restaurant. Having too much or too little inventory can cost the company money in a variety of ways. With customers having constant access to the restaurant's menu, inventory management has become critical, since customers would acquire a bad attitude if the majority of the dishes or the item they want to buy are unavailable. Meanwhile, if they were directly in the restaurants, they would tell them that the dish is unavailable right away. Another important thing is the inventory management software and safety stock maintenance for packaged food items. I have seen a survey for this, and 38% of restaurateurs said use inventory management software, with the remaining 62% saying they do not use any and rely on traditional manual procedures. In the event of an emergency, almost all of the respondents, 76%, keep a safety store of packaged and processed food items, while just 24% keep no such stock.
Also, 82% restock their raw materials daily, 15% reorder every 2-3 days, and 30% reorder weekly. The raw goods are not reordered by any of the vendors on a monthly basis. When it comes to packaged food goods, the majority of suppliers, so 54%, restock every 2-3 days. Reordering is done on a weekly basis by 28%, daily by 14%, and monthly by 4%. Storage of items in terms of their shelf life, majority of vendors maintain a shelf life of 12 to 24 hours for raw goods and 6 to 12 hours for semi-finished and completed food items. No one keeps semi-finished or finished food for more than 24 hours, and that is honestly a good practice. The respondents also list out some reasons for stockouts and wastage. And the major cause of stockout is incorrect data with a mean of 3.4 and a standard deviation of 0.65, and that the primary cause of wastage is food overproduction with a mean of 3.28 and a standard deviation of 0.76. In chapter 3, I have done a comparison between Albanian market and Italian market, and I have done the SWOT analysis for each one. As we know, the Albanian market is not as developed, and we only have one food delivery platform which is used. And the SWOT analysis, I have listed the strengths, weaknesses, opportunities, and threats. In the Albanian market. Go to the slide, Christy. Because it's always. Ma sempre così succede? Sì. Forse. Can I keep it like this? Maybe. Adesso dovrei. Sì, dovresti andare una per una per le slide se non apri la presentazione. Però vabbè. In ogni caso, adesso avviamoci alle conclusioni. Sì, fai la SWOT e poi concludi. So the SWOT analysis for the Albanian market, strengths, customer loyalty, availability 24/7, experienced staff, strong delivery system, and a modified menu. Weaknesses, bad quality from time to time, and this is from personal experience, no delivery all over the country, just in the capital, quindi in Tirana, and the food costs more than it would cost if we would deliver directly from the restaurant. Opportunities, COVID-19 pandemic was a great opportunity for this food delivery platform, alliances with bars, grocery stores, and expansion across the country. Threats are possible competitors in the future. Meanwhile, the SWOT analysis for the Italian market, in strengths we have, there are well-recognized brands all over the world, so international brands, strong delivery system, modified menu, customer loyalty, availability, and fast delivery. In weaknesses, we have food quality due to distance or weather and costly food. In opportunities, we have platform expansion, partnerships with other businesses other than restaurants, food trucks, and vegans. And in threats, we have a high competition since there are a lot of food delivery platforms and losing customer loyalty due to the high competition. Vedete le slide? Sì. Sì. Okay. Conclusions. So the food delivery industry is thriving. Approximately half of every dollar spent on online meal delivery service is new, while the other half comes through offline purchases. Weekend sales are more likely to be cannibalized than weekday sales, and winter months are also slightly more cannibalized than the summer months. In the past years, food delivery services have shown no indications of slowing down in their quick growth and expansion. As these online platforms acquire momentum, it becomes more and more important to understand consumer behavior. And thank you all for paying attention to me. Bene, allora abbiamo concluso, adesso noi ci spostiamo nell'altra aula per deliberare sulle votazioni dei candidati. A tra poco. Eccoci. Bene, allora abbiamo concluso, quindi adesso procediamo con la
proclamazione che ha oltre un momento di chiusura della carriera universitaria dei nostri ragazzi anche valore formale per il conferimento del titolo. E quindi è importante lasciarmi terminare nella proclamazione. Bene, allora il turno del candidato Clevis Salia. La commissione ha valutato il suo esame di laurea con voti 95 su 110. Pertanto, in nome della legge, la proclamo dottore in economia aziendale. Congratulazioni. Uno scambio virtuale di congratulazioni. Grazie mille. Passiamo alla candidata successiva, Clea Dautai. La commissione ha approvato il suo esame di laurea con voti 97 su 110. Pertanto, in nome della legge, la proclamo dottore in economia aziendale. Congratulazioni anche. Grazie. Terza candidata, Rosana Rusi. La commissione ha approvato il suo esame di laurea con voti 110 su 110. Pertanto, in nome della legge, la proclamo dottore in economia aziendale. Congratulazioni. Grazie a tutti. Ultima candidata, Cristi Volai. La commissione ha approvato il suo esame di laurea con voti 102 su 110. Pertanto, in nome della legge, la proclamo dottore in economia aziendale. Congratulazioni. Grazie. Bene, a chiusura della parte formale, un saluto un po' più caloroso del solito, vista la distanza che ancora ci separa, però già abbiamo fatto un passo avanti perché molti di voi sono presenti nelle aule della nostra università a Tirana, e quindi questo è un segno di naturalmente positivo, di possibile ripresa in presenza delle attività. Noi naturalmente vi salutiamo, vi auguriamo importanti successi professionali a cui in qualche modo abbiamo contribuito anche noi con la nostra formazione. Trattandosi di laurea triennale, sapete che la nostra facoltà propone il proseguimento degli studi nel biennio oggi chiamato laurea magistrale, e quindi oltre che salutarvi, contemporaneamente vi aspettiamo qualora decideste di continuare gli studi presso di noi. Un caro saluto a tutti e possiamo forse dire a questo punto a presto. Altrettanto, grazie mille. A tutti. Complimenti. Congratulazioni a tutte. Grazie. Në një botë vazhdimisht me sfida për të panjohurën, kushton nga ne mund të sjellë një ndryshim. Një ide, një veprim për një të nesërme më të mirë. Që fillon këtu, ku dija merr formë dhe zhvillohet në standardet më të larta akademike. Në një mjedis stimulues dhe mikpritës, ku përkrajmë aspiratat që nxisin krijimtarinë, zhvillimin dhe përkushtimin ndaj shëndetit, komunitetit dhe jetës. Për të qenë i suksesshëm kudo, e ardhmja nis me ty. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Evropës.